la figura dell'avvocato si appresta a scomparire. Forse è un'esagerazione. Eppure anche il settore legale deve fare i conti con il progresso tecnologico. Nell'ultimo decennio il legal tech, ovvero il settore della tecnologia applicata al legale, è stato protagonista di numerosi sviluppi. Ma come è cambiata la professione? Noi di Pop Economy lo abbiamo chiesto all'avvocato Massimo Penco. La professione è certamente cambiata tantissimo e direi che gli ultimi eventi, anche quelli meno felici come l'emergenza sanitaria, hanno contribuito ad accelerare questo cambiamento. Certamente la tecnologia è parte di questo cambiamento e direi che anzi è la grande occasione e non va vista come un limite, perché comunque il poter fare delle riunioni a distanza in web call invece che trovarsi ha certamente dei vantaggi. Certo, c'è una nuova etichetta anche del trovarsi via web invece che trovarsi in persona. Magari bisogna concentrare gli interventi il più possibile, essere sintetici, essere puntuali nel trovarsi alla call come se fosse un appuntamento di persona. Quindi è molto importante, come dire, adeguarsi alle nuove tecnologie sapendo coglierne gli aspetti migliori. Come può un avvocato resistere ad un algoritmo particolarmente preparato in materia? Perché scegliere l'uomo invece della macchina? La risposta breve è che la macchina non può sostituire in tutto l'uomo, pur avendo delle innumerevoli qualità e degli indubbi vantaggi. Perché vantaggi? Perché la macchina ha la capacità di immagazzinare, ordinare e indicizzare una quantità di dati che l'uomo, l'essere umano, non è in grado di fare. È anche particolarmente veloce poi nel riorganizzarli e quindi dare risposte. Però è anche vero che certi argomenti hanno, come dire, delle ricadute che la macchina non può considerare. Per esempio, magari vincere una causa o il perderla hanno delle ricadute reputazionali, per cui il modo con cui viene gestito il processo, nel caso magari di un processo che sia esso penale, civile o amministrativo, rende necessario delle qualità prettamente umane, cioè capacità di sintesi, capacità magari di tatto, di savoir-faire, di interagire con i media, di saper cosa dire e in che modo dirlo. Quindi, come dire, non tutte le attività potranno essere fatte dalla macchina, anche se la macchina, e soprattutto questi nuovi algoritmi, anche quelli predittivi, sono sempre più sofisticati, avrà certamente delle qualità che l'essere umano non ha e non può avere. La tecnologia applicata all'ambito legale ha però i suoi rischi. Innanzitutto penso che la cosa più negativa che possa comportare sia il fatto che il professionista non si ponga in un'ottica collaborativa, cioè guardi a questo cambiamento come un problema invece che come un'opportunità, e opporsi a questi grandi cambiamenti epocali vuol dire soccombere. Viceversa, saper guardare a questa grande novità, questo grande cambiamento che, attenzione, innanzitutto è velocissimo e quindi richiede un continuo aggiornamento e una continua capacità di saper guardare oltre a quello che si fa, e secondo richiede delle competenze sempre nuove. Per questo esisteranno anche dei nuovi lavori, dei nuovi saperi. Quindi il negativo, secondo me, è il mettersi contro un cambiamento epocale, un cambiamento che è la realtà, con cui ci possiamo solo fare i conti. Algoritmi, machine learning e interazione uomo-macchina. Queste le sfide che segneranno il futuro della professione. Penso che la strada vincente sarà quella di saper convivere, coabitare, sviluppando sinergie nuove. Abbiamo un nuovo fattore che si chiama machine learning, che si chiama intelligenza artificiale, che si chiama algoritmo. Dobbiamo imparare a coesistere e a coabitare, come abbiamo imparato a farlo con tutti i portati tecnologici, che come abbiamo visto portano del bene e qualche volta, se non si usa bene, del male. Probabilmente nel futuro della professione legale ci saranno professioni oggi inimmaginabili, cioè in cui, come dire, l'aspetto ingegneristico, l'aspetto di gestione del processo, non nel senso del procedimento legale, ma del processo come project manager, cioè la capacità di organizzare non solo i saperi, ma anche team e persone che hanno saperi e visioni diverse. E guarda un po', tra queste ci saranno anche delle persone non umane che si chiameranno macchine, e con loro dobbiamo sapere collaborare come con ogni altro soggetto. Dovessi trovare una caratteristica che è sempre più richiesta nella professione di oggi e secondo me sarà sempre più guardata con attenzione nel domani, è la capacità
di prevenire le criticità, ovvero la capacità di gestione del rischio in modo anticipato, di prevenzione vera e propria. Perché ormai in questo mondo in cui tutto va velocissimo è decisivo anticipare il problema piuttosto che risolverlo quando c'è. Direi che questo distingue tantissimo l'avvocato del presente e quello del futuro da quello del passato, che era innanzitutto un soggetto che si preoccupava di risolvere problemi che c'erano già. Qua invece, un po' come, e qua richiamo una futuribile metafora cinematografica in Minority Report con Tom Cruise, vi era esattamente l'anticipazione del reato, della commissione del reato. E qua, ahi noi, professionisti, siamo chiamati ad anticipare il fatto stesso, la criticità stessa, con gli strumenti che ci sono dati.